Signora, che lavoro face? Collatrice. Come? Collatrice. Collatrice? Collatrice. Di che cosa? I tomai. Ma per conto di chi? Di una fabbrica. Ma sono tanti anni che fate questo lavoro a casa. Oh, quanti anni c'ha? Perché 35 anni. Senta, volevo fare delle domande. Da quanti anni è sposata? 16 anni, 17 anni, così. A che età si è sposata? 17 anni, penso, 16 anni e mezzo. Ah, si è sposata a 17 anni? Sì. Come è andato? Come si è incontrata con suo marito? C'era mia sorella che era sposata con suo fratello. Mi conosceva da piccola, da bambina. E come avete fatto a sposarvi? Com'è avvenuto il fatto? Come è avvenuto? Mi conoscevo da bambina. Io venivo, io abitavo qua, in questa casa. C'era mia sorella. Avevo 9 anni, io. Lui aveva 17 anni. E ci conosciamo così. E poi? E poi, lui è andato soldato. Si è andato soldato. Poi una volta è venuto in licenza. Io sono venuto qua in questa casa che c'era mia sorella. Io l'ho visto, lui mi ha visto. E siamo innamorati. E poi? E poi ci abbiamo fatto le danzate. Avete fatto? Dopo 4 mesi scappato. Siete scappati? Abbiamo scappato, sì. Avete fatto quello che si chiama, come si chiama? La fuitina. La fuitina. Vedo che si fa quasi sempre questa fuitina, che cosa significa? Sì, a volte è un problema di casta o di censo. Cioè abbiamo due famiglie di differente condizione sociale che si oppongono al matrimonio dei giovani, dei ragazzi. A questo punto diventa per loro quasi una necessità di fatto adottare la vecchia tradizione nostra siciliana della fuitina. E in altri casi? Cioè, in altri casi invece sono gli stessi genitori o le stesse famiglie che per difficoltà economiche di dover affrontare le spese del matrimonio, spese di fiori, di sala, di trattenimenti e di tante altre cose, di vestiti e di tutte queste cose, facilmente la madre o i genitori stessi favoriscono la fuitina dei giovani. In questo modo il matrimonio viene ridimensionato e celebrato in una maniera sommessa, senza ricevimento. Sì, con ricevimento, ma sono i soli familiari o questi che prendono parte alla cerimonia. Mi dicevi che talvolta la madre della sposa è d'accordo. Sì, ed è la stessa madre che prepara a volte il fagotto della ragazza, cioè la truscia come la chiamiamo noi altri, e di sera all'imbrunire o a notte tarda fanno la fuga d'amore. Quanto dura la fuitina? Ma da 3 a 8 giorni normalmente. E c'è poi in questa fase la ricerca dei genitori. Finta magari? Sì, finta così, la disperazione di questi genitori che vanno alla ricerca dei giovani. Insomma è una recita? Sì, a volte sì, diventa una recita. Quanti figli ha? 9. E quanti nipoti? 16. Ha avuto 9 figli? 9 figli. 11 figli. 2 sono morti? 2 morte. Piccoli? 1 a 3 anni. Ha avuto 11 figli? E 14 aborti. Io sempre nascosto da mio marito questo aborto che faceva. Ah. Adesso lo sa però. Sì, ormai sono vecchia. Perché lui non voleva? No, voleva sempre figli. Noi siciliani, gli uomini, cerchiamo sempre di avere dei figli, perché abbiamo avuto tutti questi figli, perché abbiamo avuto la prima femmina, la seconda femmina, la terza femmina, la quarta femmina, la quinta femmina. Il maschio lei voleva? Io volevo il maschio. Perché ci tiene tanto avere il maschio? Per avere l'eredità. Noi maschi cerchiamo sempre di avere un'eredità, un erede.
Per continuare il nome? Certo, sì. Ma nel fatto di volere che la moglie faccia tanti figli, non c'è anche un senso di dire così mi sta vicino, mi sta a casa e non si muove? Sì, ma sai che cos'è? Allora eravamo giovani e non pensavamo a certe cose, vero? A quali cose? Quello che c'è adesso, no? Che basta che una donna si sposa, ha uno, due figli e poi cessa. Noi abbiamo sempre continuato. Vabbè. Secondo il volere di Dio, allora? Certo, si intende. Sì, sì. Se dovesse ricominciare la sua vita? No, io prenderebbe dei cipini al giorno. Sarebbe uno per non avere figli. Io prenderei 10 al giorno. Ma con tanti bambini non gli piacciono i bambini? No, no. Ma li ha dovuti allevare tutti? Li ha allevati anche bene? Sì, sì. Sua moglie ha sempre lavorato in casa? Sì, sempre in casa. Ma avrebbe avuto piacere se andava a lavorare fuori in una fabbrica? Veramente in fabbrica mia moglie non c'è mai stato, perché lavoravo io in fabbrica. Ma le avrebbe fatto piacere se lavorava in fabbrica? Se avesse lavorato in fabbrica mia, sì. Con me. Ma non in un'altra. Suo papà mi ha detto che lui non avrebbe voluto che sua mamma lavorasse fuori di casa, se non in una fabbrica o in un ufficio dove lavora anche lui. Sì, è una cosa giusta. Sono d'accordo con mio suocero. Perché? Per il fatto che non si deve dire che una volta che diciamo, la moglie si sposa e un domani deve mandare la moglie a lavorare. E allora deve pensare soltanto il marito solo a mantenere la famiglia. Giusto. Ma lei lavora? Lavoravo dentro. Dentro come? Dentro, farò l'attrice, come mia madre. A casa? A casa. Da sposata? Sì. Allora lavorava? Sì, dentro. Una volta lavorava. Avendo due bambini l'ho fatta smettere. Perché non poteva più... Cioè, delle cose che c'erano in casa, dei faccende che doveva fare, non poteva arrivare. E così non ha lavorato più. Da quanti anni siete sposati? Circa 13 anni. Ma si è sposata giovanissima, allora? Sì, 17. 16 anni mi sono fuggita con mio marito. Come? A 16 anni sono fuggita. Sì, sì. Perché la mamma sua la stessa cosa ha fatto. Sì. A 17 anni ho avuto la prima figlia. E poi? E poi... Altri figli? Sì, dopo 4 anni un'altra. Ah, non come sua madre che l'ha avuta? No, dopo 4 anni un'altra. E più piccolo mio ora ha 5 anni. Ne vuole ancora di bambini? No, no, basta. Non ne voglio più. Non sono d'accordo con mia moglie io. Ecco, sentiamo perché. Perché in una famiglia ce ne vogliono almeno un 6. 6? Ma questo fatto che i mariti siciliani vogliono tanti figli, non è anche un po' un fatto che vogliono la moglie sempre a casa a accudire i bambini? Certo, per averla sempre più affezionata ai bambini. Un fatto di possesso anche. Ecco. Che cos'è l'amore secondo lei? L'amore? L'amore è tutto. Quando una ama suo marito, per noi c'è tutto. Lo deve amare infine che muore, fino a 100 anni se c'è. Ma secondo quello che dice suo marito, la moglie non deve avere libertà. E lui invece deve avere la libertà? No, no. Quando usciamo assieme. Beh, quando è dentro non è lui molto la libertà libero. Che desidera la mia moglie, gliela faccio passare io. Tutti i capricci. Assieme. Cioè, se io per esempio devo andare per esempio là fuori per farmi una villeggiatura, non vado solo. Vado assieme con mia moglie, i miei bambini. Cioè, divertirsi. Senta, signora. Sì. Lei ha detto che non vorrebbe più avere figli. No. Suo marito non è d'accordo. Come fa allora? Mi prendo la pillola. Così figli non ne faccio più. Sua mamma mi ha detto anche che ha dovuto fare molti aborti. Io ne ho fatto 2. Perché? Prima che uscivano le pillole ho fatto 2. 2 aborti. Perché figli non ne voglio. Cosa pensa dell'aborto? Che è una cosa giusta. Ma secondo me sarebbe da evitare l'aborto sempre. Da evitare perché oggi ci sono lacci mezzi, sono le pillole da prendere e ciò. Se facesse il referendum sull'aborto, lei voterebbe a favore o contro? No, a favore. Adesso ha sentito parlare delle femministe. Secondo lei chi sono, cosa vogliono, perché lo fanno? Hanno ragione, hanno torto? Cosa... No, hanno ragione. Siccome da noi queste cose non si usano, perciò andiamo d'accordo cosa dice mio marito io devo fare. Da me comanda soltanto mio marito. Allora lei non è femminista? No.
Ha detto che hanno ragione. Hanno ragione per me. Come va per me? Per me, ma per mio marito ha un'altra testa. Mio marito ha un'altra testa. Il marito ha un'altra testa? Sì. Ma per il marito hanno torto? Sì, sì, per il mio marito hanno torto. Per me andesse bene. Che cosa fanno le femministe? Devono fare gli uomini, devono fare pure le donne. Per me va benissimo. Per esempio, suo marito aiuta in casa, lava i piatti? No. Accudisce i bambini? No. Non ha mai cambiato i pannolini a un bambino? No, mai. Per un uomo in Sicilia è importante che la moglie sia vergine? Sì, importantissimo. Lei cosa ne pensa? Sì. Da noi altri sì. Cioè importantissimo. Perché? Perché lei che pensa che ha detto per dire uno si sposa e trova la moglie di un altro modo? No. Che va a fare quell'altro? No, qua teniamo soprattutto all'onore. Ma l'onore è solo per l'uomo, perché l'uomo non è vergine. Vabbè, lo so, siamo ben d'accordo. Ma invece la donna deve essere per forza così. Lei è d'accordo su questo punto? Sì. Oh, la gelosia, siete gelosi voi? Sempre. Mio marito sì. Lei no? Perché un giorno diciamo? No. E allora è meno. Ma tu sì. Tu sì. Ma guardi, andiamo d'accordo con mia moglie. Dal primo giorno che siamo stati sposati, andiamo d'accordo e andremo sempre d'accordo. Ma secondo lei, se un marito commette un'infedeltà, è meno grave che se la commette la moglie? Certo che è meno grave. Mentre invece se commette la donna è gravissimo. Perché? Ma finisce pure che pure si possono divorziare. Arriva al punto che non si può stare più con la moglie perché la moglie l'ha tradito e il marito non può digerire questa cosa. Ma la moglie deve digerire invece? La moglie soprattutto, la moglie è quella che rimane in casa. Ma e deve digerire per forza. Le corna del marito, che gli fa il marito? Certo, l'uomo se lo può permettere, mentre invece la donna non lo può fare. Ma per la legge adesso i due adulteri sono uguali. È cambiato il codice. Vabbè, se la legge può cambiare, non può cambiare il mio cervello. Perché questa differenza di valutazione? Cioè, la stessa cosa, un uomo si innamora, fa l'amore, ha un'avventura con un'altra donna, oppure la moglie ha un'avventura con un altro uomo, sono la stessa cosa in fondo. Perché date una valutazione così diversa? No, ma non è la stessa cosa. Già, per conto mio, cioè io che amo mia moglie, la amerò sempre, non tradirò mai a mia moglie. No. Lo speriamo tutti, ma... No, lo speriamo, ed è così. La vita è lunga. Perché io non cambierò mai mia moglie con un'altra donna. Mai. Ma se questo non succede è meglio, allora date d'accordo, non c'è problema. Certo, e andremo sempre d'accordo. No, siamo andati sempre. Io mi riferivo a quello che aveva detto prima, cioè che l'adulterio commesso dal marito è meno grave dell'adulterio commesso dalla moglie. Mi dà una spiegazione di questo fatto? Per il fatto che una volta che la donna commette qualche adulterio, come dice lei, c'è il fatto che lo vengono a sapere i vicinanzi. E questa è una cosa che non si può digerire. Ma finisce pure, diciamo, tanto vuole, certe volte il marito spara pure alla moglie, il momento di... Cioè il cosiddetto delitto d'onore? Sì, come delitto d'onore, esatto. Esiste ancora in Sicilia questo sì, concetto? Sempre. Sì. Esisterà sempre. Da noi è già, sempre. Io lo sto a dire a mia moglie, che dovrebbe andare con la nave. Vedo qua non ce ne viene a sparare. E mentre marciavi con l'anima in spalle...